Con questa neve che rende ancora più triste questa giornata della memoria, la mia rassegna stramba, che poi stramba tante volte non lo è, vuol partire da una certa memoria che gli italiani hanno perso. Vi ricordate i due Marò che sono prigionieri in India? Ecco, pensate che in questo momento c'è una delegazione italiana a parlare con i Marò. E sapete perché c'è questa delegazione? Secondo me c'è semplicemente perché i 5 Stelle avevano deciso di partire per l'India. E allora, per evitare una figura di merda e dire: ma come, ci mandiamo i 5 Stelle e non ci andiamo noi un organo governativo, c'è andata la delegazione italiana. A discutere di che? Con gli indiani di che cosa si può discutere con questo popolo formato da violentatori di bambini, non so, solo perché non pagano le multe delle minorenni, violentano le donne negli autobus e poi le buttano di sotto morte, e noi si deve parlare di democrazia con l'India. Io credo che il primo che abbia il coraggio di dire a un gruppo di Marò, a un comando: andiamo a riprenderceli nell'ambasciata italiana, tiriamo via l'ambasciata e lasciamo questi popoli primitivi a parlare tra di sé, anche se sono delle potenze industriali. Ma perché fregarsene di persone che non valgono un cazzo dal punto di vista umano? E allora la memoria, secondo me, gli italiani dovrebbero averla semplicemente per questo. Mi dispiace per Emma Bonino, che tra l'altro fa parte di un partito che non aveva votato l'intervento militare nelle navi mercantili, giustamente, ma dal momento in cui lo Stato ha messo questi militari nelle navi mercantili, il giochino delle acque territoriali da parte dell'India non regge. E vi spiego perché. Perché in India sono detenuti momentaneamente, attualmente, dei contractors, quindi non soldati di alcuni stati, ma sono inglesi, francesi, americani, mi sembra, che sono stati attratti in una trappola tipo la nostra, cioè gli hanno detto, erano in acque internazionali: venite sotto costa perché si sta avvicinando un tifone, le loro navi hanno abboccato. Quando loro si sono spostati sotto costa, l'India li ha catturati come armati, pirati armati all'interno delle loro acque territoriali. E allora io mi dico: di che si sta a discutere? Quando si guarda i giornali, Gabrielli lancia l'allarme: sono finiti i soldi alla protezione civile. E che avete fatto? E la mia domanda è: vigili del fuoco e polizia secco, l'Italia spreca e taglia la sicurezza. E spreca dove? Le regioni tutti i giorni ci fanno dei conti, dei consiglieri regionali, degli assessori che buttano via i soldi. Brunetta evoca le urne e me le ricorda perché, come dice Grillo, sono tutti morti, quindi le urne è il posto adatto a certa gente, ma quello che poi campeggia, vedete a tutto titolo, Valérie e l'accordo con Hollande, per lei previsto il risarcimento. L'ex Premier Dam è da ieri in India. Ecco, in India. Perché? Perché a Nuova Delhi lei ha deciso: da ora non la do più a nessuno, mi hanno trattato male, mi faccio trapiantare la fica d'India, così chi si avvicina si buca. Ma per la giornata della memoria, la finale è dedicata alla mia mamma, alla quale stamattina le ho detto: mamma, tra l'altro stasera mi sembra Rai Movie c'è Schindler List, che è un bellissimo film da vedere. Le ho detto: mamma, stasera c'è un bellissimo film, Schindler List. Lei mi fa: di che parla? Dico: è la giornata della memoria. Ah, del cazzo, l'arteriosclerosi, mi ha detto.